Vabbè, noi intanto abbiamo raggiunto, penso ci manca ancora qualcosa, perché con questi risultati manca ancora qualche cosa per la salvezza matematica. Però, insomma, è chiaro che oggi abbiamo fatto un passo, direi, fondamentale per quello che era l'obiettivo dell'inizio dell'anno. E sono contento perché, insomma, i miei ragazzi hanno giocato a calcio, andiamo sia in casa sia fuori, cerchiamo sempre quando ce n'è la possibilità, cerchiamo sempre di poter essere pericolosi, di poter fare gol. Insomma, oggi abbiamo fatto dei gol, ne abbiamo sbagliati altrettante contro un buonissimo Vicenza, sia ben chiaro. Onore al Vicenza che il primo tempo ci ha messo in difficoltà, il secondo tempo ha tentato anche un po' confusionariamente di raggiungere questo pareggio. Noi abbiamo sbagliato molti gol in contropiede, però insomma do merito ai miei ragazzi di aver fatto veramente un'ottima partita. L'unica pecca è stato non chiuderla con tutti quei contropiedi lì, perché alla fine con il Vicenza che prendeva così si rischiava magari una mezza palla sbagliata in difesa, ci sarebbe arrivato È il pareggio. vero, è vero. Dovevamo chiuderla prima perché ci siamo presentati diverse volte all'ultimo passaggio a tu per tu col portiere, abbiamo sbagliato delle cose banali, però insomma cosa gli si può dire a questi ragazzi che hanno fatto veramente una grande partita? Nelle ultime cinque abbiamo fatto quattro vittorie e un pareggio con l'Atalanta, quindi chiedere di più diventa difficile. La squadra sta bene, i ragazzi sono motivati, io sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Insomma.